Poche ore dalla cerimonia d'apertura della 68esima mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia in fermento, lavori in corso e delegazioni di giornalisti iniziano ad affollare le vie del Lido. I nomi dei registi chiamati a rassegna dal direttore Marco Müller sono eccellenti. In apertura le Idi di marzo di e con George Clooney, tra gli italiani Cristina Comencini, Emanuele Crelese e l'esordiente Gipi. Tanti sono i volti musicali che prenderanno parte alla kermesse, dal Madonna, icona della musica mondiale, a Patti Smith. Grande assente Vasco Rossi, noi di Cinematografo.tv abbiamo incontrato la madrina della 68esima mostra internazionale, Vittoria Puccini. Vittoria Puccini qui al Festival di Venezia in qualità di madrina rappresenta l'eccellenza italiana, una delle attrici più belle del panorama italiano. Qual è l'emozione alla vigilia della cerimonia d'apertura che verrà da te presentata? Innanzitutto grazie, quando ho delle crisi di identità o di insicurezza ti chiamerò se mi lasci il numero. No, sono veramente molto onorata di ricoprire questo ruolo e entusiasta di vivere questa avventura che per me è una sfida perché è qualcosa di nuovo, però poi le sfide sono sempre le cose più interessanti, no? da affrontare, perché ti permettono di osare, di rischiare, di confrontarti con un qualcosa che mai magari avresti pensato di dover affrontare, ma... I salti nel vuoto mi divertono anche molto, cerco sempre di trovare il lato poi del divertimento e fortunatamente noi facciamo un lavoro che poi ci permette anche di divertirci molto, no? e di giocare, e questo è molto importante ed è un privilegio. E credo che questa sarà un'esperienza molto importante per me perché mi permetterà anche di incontrare delle personalità, dei maestri che sono da registi, attori che sono sempre stati un po' un riferimento per me nel mio lavoro. Qualche nome? Tutti quelli che sono presenti. Cioè, hai fatto l'unplane. Esatto, ho fatto l'unplane perché dal film di apertura appunto George Clooney, che è un regista che io ho adorato, Good Night and Good Luck, per cui mi incuriosisce molto vedere il suo film, gli italiani, Crealese, Comencini, Jeep, mi incuriosisce molto questo tema trattato dal Jeep, del fatto di non riuscire più a stupirsi di niente, di vivere in una società che sarai non riesce più. Madrina, quindi presente, andrai a vedere film. Infatti vorrei andare a vedere le proiezioni la mattina per la stampa, mi sono informata sugli orari, sono curiosa di vedere i film di Polanski, di Cronenberg, di Soderbergh, Kate Winslet per me è sempre stato un mito. E lo stesso presidente di giuria, Aronofsky, ho adorato sia The Wrestler che Il Cigno Nero, per cui insomma. Devo continuare con la serie dei miei complimenti perché mai prima di questa mia esperienza quest'anno ho visto delle madrine che parlano con una grande conoscenza di quello che è il festival che sarà. Non lo dico per piaceria, ma lo dico semplicemente perché davvero ti appresti a non ad essere una madrina da red carpet, che è una cosa che verrebbe facile un po' a tutti, ma no, davvero te lo dico perché parli del festival in maniera... Cinema e l'ho sempre amato, per cui è proprio per questo... Essere in un festival dove respiri, questo è il mio mondo, e quindi infatti anche quando sicuramente c'è anche un po' di timore reverenziale, ed è giusto che ci sia nei confronti di una responsabilità, del fatto di essere di fronte appunto a delle personalità così importanti, però penso anche che è il mio mondo, io sul set sono totalmente a mio agio, è uno dei pochi luoghi dove sono veramente a mio agio, perché cioè, non lo so, è così, amo il mio lavoro, per cui sono entusiasta di poter condividere questa passione con tutte le persone, sia del mio mondo che degli spettatori che saranno presenti a questo festival. Qui al Lido si respira un'atmosfera magica, noi italiani dobbiamo e abbiamo l'obbligo di riscattare un anno pieno di polemiche sul cinema, dobbiamo noi italiani e soprattutto chi come te fa questo lavoro molto prezioso, dare il massimo, dare il meglio. Gli italiani, lo stato del cinema italiano... In questa... Io non parlerei di polemiche, cercherei di concentrarmi su quelli che sono i segnali positivi, che ce ne sono stati tanti in questi ultimi anni, perché il nostro cinema ha avuto dei riconoscimenti importantissimi anche a livello internazionale, perché abbiamo visto dei bellissimi film, perché le presenze italiane del festival sono presenze importanti, con film che trattano dei temi forti che sicuramente colpiranno e faranno parlare, con attori altrettanto che non hanno niente a che invidiare secondo me a quelli americani, per cui, o comunque internazionali, per cui insomma parliamo dei segnali positivi e del fatto che il nostro cinema è un cinema di qualità che secondo me può avere ancora un'importanza anche a livello appunto internazionale. Il nostro personale in bocca al lupo per la kermesse che si aprirà domani qui a Venezia.